Cari amici, la buonasera. Festa importante questa settimana. È la Pentecoste, il 50° giorno di Pasqua. La Pasqua inizia con la risurrezione di Gesù. La Pasqua si conclude con l'effusione dello Spirito Santo. Leggiamo quest'oggi tre letture, tutte e tre sono incentrate sul tema dello Spirito Santo, la terza persona della Santissima Trinità. Noi nel nostro credo iniziamo dicendo credi in Dio Padre, quindi diciamo di credere in Gesù Cristo e poi di credere nello Spirito Santo. Ascoltiamo la lettura degli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme, nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia. Dicevano, tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Qui noi abbiamo da porre la nostra attenzione su tre elementi. Il vento gagliardo, il fuoco e quindi le lingue. Sono i tre elementi della Pentecoste. Il vento gagliardo diventa il segno, il simbolo di una potenza di cui l'uomo non dispone, una potenza quindi che incombe, una potenza che invade. Ed allora questo ci aiuta a comprendere come quella potenza grande, la potenza dello Spirito, la potenza di Dio, che sembra come assente dal nostro mondo, dal nostro presente, dai tempi che noi ci troviamo a vivere, invece è in grado di irrompere e farsi ben sentire. Così questo vento gagliardo che scuote la casa, che si abbatte impetuoso, esprime la potenza di Dio e gli apostoli saranno i portatori di questa potenza. Il secondo segno di questa festa di Pentecoste sono le lingue di fuoco. E qui noi dobbiamo subito avvertire che si tratta di un fuoco particolare, cioè è un fuoco che non brucia.
Queste lingue di fuoco si posano sulla testa e quindi, così come viene raffigurato da tanti pittori, l'episodio della Pentecoste, su ciascuno dei presenti nel cenacolo c'era la Madonna, c'erano gli apostoli, c'erano i discepoli. Sappiamo dagli atti del capitolo precedente come erano radunati circa 120 persone. Ebbene, queste lingue di fuoco sono il segno della presenza di Dio in ciascuno. E qui vorrei ricordare un altro fuoco che arde e non brucia. Il fuoco del roveto ardente sul Sinai, anche lì avevamo questa grande potenza, il fragore dei tuoni del terremoto, ecco, ed avevamo questo fenomeno che aveva attirato l'attenzione di Mosè in un primo tempo, il roveto che arde e non consuma, cioè dire ciò che vive. E non solo non si distrugge, ma anche non distrugge. E questo è il segno più autentico della presenza di Dio, per cui gli apostoli saranno come ripieni di questo fuoco divino, quel fuoco che Gesù è venuto ad accendere e loro, gli apostoli, incentieranno tutto il mondo. Il terzo segno è le lingue. Se vogliamo studiare la geografia del mondo mediterraneo di allora, qui abbiamo elencati la quasi totalità dei popoli, dei paesi che sono, diremmo così, gravitanti intorno al mare Mediterraneo e quindi costituiscono la radice della nostra civiltà presente. Ebbene, che cos'è che succede? Succede che queste lingue vengono parlate dagli apostoli, nel senso che o gli apostoli parlano una lingua che non conoscono, oppure che gli uditori hanno una sorta di traduttore, diremmo, automatico e quindi mentre gli apostoli parlano in ebraico, loro li sentono ciascuno nella propria lingua. È il miracolo delle lingue. E cosa vuol dire questo miracolo delle lingue? Vuol dire proprio questo, miei cari amici. Vuol dire che queste lingue non sono più un elemento di divisione, di contrasto, ma vengono unificate in un'unica parola, la lode a Dio. Infatti tutti dicono, li sentiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Così allora la Pentecoste è proprio questo, la nascita della Chiesa. La Chiesa che nasce per la potenza di Dio. La Chiesa che viene a ricevere il fuoco dell'amore di Dio, la Chiesa che diviene elemento di unità fra tutti i popoli. Chi è l'artefice di questa Chiesa nascente? È lo Spirito Santo. Ecco perché nel credo noi, a un certo punto diciamo così, credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita. E poi diciamo credo la Chiesa Cattolica, cioè subito dopo aver proclamato la nostra fede nello Spirito Santo, diciamo di credere che cosa? Che la Chiesa è l'opera dello Spirito Santo. A questo punto è chiaro che noi la Chiesa la amiamo. È chiaro che noi dalla Chiesa non possiamo
separarci, perché la Chiesa è l'opera dello Spirito, lo Spirito di Gesù, lo Spirito Santo. Ed ora, miei cari amici, ascoltiamo la seconda lettura dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Gesù dai morti, colui che ha risuscitato Cristo dai morti, darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne, morirete. Se invece, mediante lo Spirito, fate morire le opere del corpo, vivrete. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio, e se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Cristo, coeredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Sono parole certamente molto significative, queste di San Paolo. È chiaro che non possiamo fermarci con una riflessione, direi, molto puntuale su ciascuna di queste espressioni. Però vorrei che cogliessimo quest'oggi una idea di San Paolo, e cioè dire che noi siamo come una sorta di campo di battaglia, il nostro corpo e il nostro spirito. E quindi la nostra vita si può svolgere tra due avversari, la carne e lo spirito. Se noi viviamo secondo la carne, noi viviamo secondo il corpo e le sue esigenze immediate, e le esigenze immediate del corpo sono quelle che si realizzano nel tempo, dal mangiare al bere, ecco, tutte le attività che si possono realizzare nel tempo, l'acquisto delle ricchezze, la ricerca dei piaceri, l'ambizione, il potere, tutto questo è quello che viene a significare la carne. Ma dice San Paolo che in noi abita lo Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Ed è grazie a questo Spirito che noi apparteniamo a Gesù. E San Paolo ci specifica il senso di questa appartenenza a Gesù, perché dice che come Gesù è risuscitato dai morti, così anche noi risusciteremo dalla morte. E quindi la presenza dello Spirito in noi è come una caparra.
È come una promessa che Dio adempirà. Noi saremo liberati dalla morte. E quindi il vivere secondo lo Spirito, allora, significa proiettarsi nella eternità di Dio. Significa nutrirci della speranza. Significa la fortezza per poter resistere al male e quindi, resistendo al male, partecipare alle sofferenze di Cristo per essere partecipi, come dice San Paolo, della sua gloria. Ed allora è come se noi potessimo vivere in due maniere. Una maniera, la carne, l'egoismo, il presente. L'altra maniera invece l'eterno, l'amore, lo spirito. Nel primo caso è come se noi ci lasciassimo coinvolgere in una sorta di mulinello, ecco, che ci fa precipitare in fondo l'abisso. Nell'altro modo invece è come se questo vento gagliardo che è lo spirito ci solleva verso l'alto, verso Dio. Lo spirito di Dio che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi e quindi egli che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. È la festa dello Spirito Santo, la festa di quest'ospite dolce dell'anima che dobbiamo scoprire e con il quale poter conversare, cioè vivere insieme a lui. Ed ora passiamo al Vangelo e San Giovanni, e questo che noi leggiamo fa parte di quei discorsi che cominciano nel capitolo 13 e si estendono dal 13 al 14 al 15 al 16 capitolo, ben 4 capitoli. Poi nel capitolo 17 c'è la grande preghiera chiamata preghiera sacerdotale di Gesù. Ebbene, qui noi siamo con questo testo molto significativo. San Giovanni dice: in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti ed io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre. Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole e la parola che voi ascoltate non è mia ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. In maniera molto esplicita Gesù sta preannunziando il dono dello Spirito, cioè a dire la Pentecoste. E qui noi abbiamo un'espressione con la quale Gesù indica lo Spirito Santo. Dice: vi darà un altro paraclito. E noi siamo curiosi. Se c'è un altro paraclito, ce n'è stato uno prima. Chi è questo paraclito precedente al quale ne segue un altro? Il paraclito primo è Gesù,
il Paraclito II e lo Spirito Santo. Che vuol dire questa parola Paraclito? Il Paraclito è una parola della lingua greca e sembra una parola piuttosto, diciamo, incomprensibile. E invece no, è una parola che si comprende molto bene ed ha un significato ricchissimo. Paraclito deriva da paracletos. Cletos deriva dal verbo kaleo. Kaleo significa chiamare. Allora, paraclito è uno che ha chiamato in difesa di un altro. La stessa parola, paraclito, in lingua latina si direbbe advocatus, che corrisponde alla nostra parola italiana avvocato. Chi è infatti l'avvocato? È colui che ti difende, colui che ti consiglia, colui che ti guida, soprattutto colui che ti libera da difficoltà piuttosto rilevanti. E dobbiamo riconoscere che è una professione quanto mai nobile, quella della avvocatura. Ecco, la stessa parola che noi usiamo così quotidianamente è quella che Gesù usa per indicare lo Spirito Santo. Vi darò un altro paraclito. E quindi è come se Gesù, ecco, moltiplicasse la sua presenza tante volte quanti siamo i suoi seguaci, perché presso ciascuno di noi è convocato questo difensore, questa guida, questo sostegno, questo paraclito. E allora, miei cari amici, è chiaro che questa festa di Pentecoste ci invita ad avere intimità con lo Spirito Santo. Se noi avremo intimità con lo Spirito Santo, saremo estranei a che cosa? Al peccato, al male. Lo Spirito Santo ci guida, lo Spirito Santo ci libera. Lo Spirito Santo ci conduce proprio a Gesù, alla pienezza della risurrezione. Ed ora, miei cari amici, vorrei presentarvi brevemente un santo il cui nome non è molto diffuso, però di questo santo se ne parla nei libri di storia dell'arte. Chi è questo santo? È Sant'Apollinare, che è un martire, Sant'Apollinare, della seconda metà del secondo secolo, quindi tra il 150 e il 200. Egli era vescovo della città di Ravenna e la memoria di questo santo noi l'abbiamo attraverso il martirologio, cioè un libro dove vi sono elencati i martiri con le loro biografie, martirologio chiamato Geronimiano perché sarebbe ispirato dalla figura di San Girolamo, in latino Hieronymus, e quindi Geronimiano. Ecco. Il martirio di questo santo, non è stato tale da portarlo alla morte. È sopravvissuto a tutti i martiri che egli ebbe. E quindi, rigorosamente parlando, non sarebbe un martire, ma ha sofferto come ogni altro martire. Ecco perché nella Chiesa viene ricordato come martire ed è particolarmente onorato nella città di Ravenna, dove vi sono ben due chiese dedicate a lui, a Sant'Apollinare. La più antica di queste chiese è
Sant'Apollinare in classe, che è uno stupendo esempio di arte bizantina in Italia. È molto bella di questa chiesa, specialmente l'abside, con la croce gemmata e quindi la croce come elemento di salvezza e di gloria. Questa croce gemmata, preziosa, che indica appunto Gesù. E poi si vede, ecco, attorno a questa croce l'insieme delle pecorelle che indica appunto la Chiesa che si raccoglie attorno a Gesù crocifisso che diventa motivo della nostra salvezza. Ce n'è una seconda chiesa dedicata sempre a lui, a Sant'Apollinare, nella città di Ravenna ed è chiamata questa chiesa Sant'Apollinare Nuovo, per distinguerlo dalla precedente chiesa dedicata a Sant'Apollinare sempre, ma chiamato in classe. Classe perché era proprio sul mare e quindi classe perché era la flotta dove lì proprio si raccoglieva. Poi, con l'andare dei secoli, l'Adriatico si è ritirato di fronte ai detriti che vengono portati dai fiumi, specialmente il fiume Po, per cui oggi Sant'Apollinare in classe non è più sul mare, ma è sulla terraferma. Perché due chiese dedicate allo stesso santo? La seconda chiesa viene costruita dal re dei Goti, che fu anche patrizio d'Italia e quindi governava a nome dell'imperatore d'Oriente, Teodorico. Teodorico era di religione ariana, cioè a dire non era cattolico. Seguiva quella forma di cristianesimo che il Concilio di Nicea aveva condannato come eretica. Ed ecco allora che attorno a Teodorico c'è un'altra comunità cristiana, questi degli Ariani, che hanno così la loro chiesa. Questa chiesa di Sant'Apollinare Nuovo purtroppo è mutilata, nel senso che l'abside è crollato e sono rimaste di questa chiesa le due pareti longitudinalmente che si dirigono verso l'abside. E qui c'è in queste due pareti una grande proclamazione di fede, perché da una parte abbiamo tutti i martiri e dall'altra parte abbiamo tutte le vergini. E quindi in questa chiesa è come se si dicesse che la chiesa vive della verginità e del martirio e vive orientata a Cristo. Forse le immagini, sono molto note queste immagini, che si osservano saranno più eloquenti delle mie stesse parole. Ed ora, miei cari amici, vorrei parlare con voi di un argomento, diciamo, di rigorosa attualità. Ne stanno parlando proprio i giornali di questi giorni e indubbiamente se ne parlerà ancora, ed è giusto che noi su questo argomento abbiamo delle opinioni. Vorrei proprio parlarvi di questo fatto, cioè dire della Jolie, Angelina Jolie, questa attrice molto famosa, fra l'altro anche molto bella, ecco, la quale ha ritenuto conveniente operarsi facendosi togliere tutte e due le mammelle. Questa operazione, nel gergo dei medici, si chiama mastectomia ed è certamente qualcosa che per una donna è quanto mai doloroso, anche per le conseguenze proprio che ne derivano a riguardo. Perché lo ha fatto questa donna? Non perché avesse il tumore, ma perché temeva
di poterlo avere. E perché temeva di poterlo avere? Temeva di poterlo avere per una ragione, perché in tutto quel complesso di geni, oltre 20.000, che costituiscono il nostro patrimonio genetico, ce ne sono alcuni, dicono i medici, gli studiosi, che sono proprio portatori di una possibilità di malattia. E quindi, per esempio, questo gene che si chiama BRCA1 e BRCA2, quando fossero non perfettamente funzionanti in una persona, allora c'è il rischio, con un'alta percentualità, di avere appunto questo tumore al seno e non soltanto al seno, cioè dire tutto l'apparato riproduttivo della donna che ne viene proprio ad essere toccato e quindi esposto a questa malattia devastante ed anche mortale, che è appunto il tumore, il cancro. Lei ha avuto questo test, che costa parecchio farlo in America perché c'è stata proprio una scoperta al riguardo, è stata brevettata e quindi per poterlo fare bisogna pagare fior di quattrini, ma a parte questo aspetto di carattere commerciale, ci si trova con una probabilità, e cioè a dire che all'80-90% lei rischiava di avere questo tumore. Facendo asportare i seni, questa percentuale si abbassa sino al 5%. E quindi lei, che è mamma di 6 figli, di cui 3 suoi e 3 adottati, siccome lei ha visto morire la madre con questo tumore, allora ha voluto prevenire una morte di questo genere per risparmiare ai figli la sofferenza e quindi di vederla morire e peggio ancora di rimanere orfani. Allora, di fronte a che cosa siamo? Siamo di fronte a una persona alla quale vuole prevenire una malattia e vuole prevenire un dolore ai suoi cari. Per ottenere questo doppio risultato arriva alla mutilazione. Due argomenti possiamo porre. Primo argomento. È legale una cosa del genere? E qui certamente debbono rispondere coloro che conoscono le leggi dello Stato. Normalmente la mutilazione è qualcosa di illecito, di illegale. Seconda questione è appunto quella di carattere morale, ma è lecito provocarsi una tale mutilazione, che nel suo caso riguarda non soltanto i seni, ma anche le ovaie? E qui certamente la risposta la debbono dare gli studiosi di morale. E gli studiosi di morale che tipo di risposta possono dare? L'unica risposta che possono dare è quella che ha riguardo col quinto comandamento. Il quinto comandamento dice non uccidere. Beh, ma qui si direbbe: non c'è stata un'uccisione, però c'è stato un gesto di violenza contro il proprio corpo e quindi ricade, ecco, questo gesto sotto la prescrizione del quinto comandamento che dice non uccidere. Però è chiaro che non è né un omicidio né un suicidio, è una mutilazione motivata in questa maniera. Chi può giudicare questa coscienza? Diremmo la persona interessata e poi il sacerdote che eventualmente la confessa, che viene a conoscere tutti i dettagli.
Noi che cosa possiamo dire rimanendo dall'esterno e quindi senza per questo pretendere di entrare nella coscienza delle persone? Perché lo sappiamo bene, la coscienza è un sacrario dove abita Dio e quindi il rispetto per la coscienza delle persone deve essere sempre grande. Ma noi così dico, ragionando, che cosa possiamo dire? Possiamo dire che se questo fosse l'unico modo per prevenire una malattia certa, sarebbe lecito. Se ci sono altri modi per prevenire questa malattia, allora è chiaro che sarebbe illecito. Quali sarebbero gli altri modi? Sarebbero quelli che vanno normalmente sotto l'immagine, direi, della prevenzione, quindi quei controlli che ci sono ogni 6 mesi, che oggi e che sono molto efficaci, per cui qualunque forma tumorale presa in tempo non è più mortale. Con questo non ci permettiamo di giudicare l'agire di questa persona che spetta semplicemente a Dio. Però i principi sono questi, i principi morali, e qui entra in campo una virtù, la virtù della prudenza, per cui prima di agire bisogna poter valutare tutte le circostanze, cercando in questa maniera di scegliere il meglio, non semplicemente il più conveniente. Auguro a tutti la buonasera, a ben rivederci. Buonasera. Attraverso la sua morte è entrato alla presenza di Dio per offrire non delle cose, non dei sacrifici, ma se stesso. Ha sostituito, cioè, alle offerte sacrificali delle esperienze religiose del passato, proprio se stesso, con un gesto d'amore che dona tutto quanto. È per questo che il sacrificio di Gesù sulla croce costituisce la nostra autentica redenzione, è la redenzione del mondo. L'essenza del culto cristiano, quindi, non è l'offerta di cose, di oggetti, e neanche la loro distruzione attraverso qualche forma di olocausto. È invece assoluta dedizione d'amore, come ha fatto Gesù, in cui l'amore di Dio si è fatto amore umano. Gesù ha garantito per noi e noi per questo ci lasciamo prendere da Lui. Gesù ha garantito per noi. La garanzia è una cosa molto importante, lo sa bene chi deve chiedere un prestito in banca. Se non ci sono garanzie sufficienti, il prestito non viene dato, ci vuole allora un garante. Uno che a un certo punto dica: non ti preoccupare, se non riesci a pagare il tuo debito, ci penso io, lo pago io per te. E questo è quello che ha fatto per noi Gesù sulla croce. Questo però comporta che da parte nostra si riconosca di essere debitori, che mettiamo da parte i nostri tentativi di autogiustificazione, che spesso non sono altro che dei pretesti, che alla fine ci mettono l'uno contro l'altro, facciamo a scaricabarile. Non siamo mai veramente responsabili, colpevoli, è sempre colpa di qualcun altro, ma fin dagli inizi è stato così. Se ricordiamo nella Genesi, Adamo dice: ma io ho mangiato perché è stata Eva. Eva dice: no, è stato il serpente che mi ha ingannato. A volte addirittura il tentativo nostro di giustificarci si trasforma in un'accusa più o meno implicita, velata a Dio stesso. Adamo a un certo punto dice a Dio: la donna che tu mi hai messo a fianco, ecco, lei mi ha dato da mangiare dell'albero. Quindi in fondo è come se dicesse: ma è colpa tua, se tu non avessi creato Eva, per me le cose sarebbero andate diversamente. Ecco, il vero culto cristiano esige che al posto dello scaricabarile, dell'autogiustificazione, noi accogliamo questo dono di Dio,
riconoscendo di non meritarlo, quindi riconoscendolo nella sua gratuità. È Gesù che si fa garante per noi. E così noi possiamo lasciarci unire a Lui e in Lui diventare veri adoratori e lasciarci così riconciliare con Dio. Qualcuno potrebbe pensare che in fondo tutto questo non sia così necessario, questo rapporto verticale tra l'umanità, tra l'uomo e Dio, che in fondo per essere cristiani basta volersi bene, basta essere gentili con chi ci sta accanto. In fondo si pensa che l'esperienza religiosa, la religione possa essere sostituita da qualche forma di filantropia, quindi di affetto per gli uomini, così molto generico. C'è un non detto, però un presupposto che è sbagliato in tutto questo. Il presupposto è che io non ho bisogno di Dio e quindi mi basta vivere nella dimensione orizzontale, nella dimensione mondana. Ora, la fraternità che pretende di bastare a se stessa rischia di trasformarsi in egoismo. Perché? Perché non è poi vera l'apertura verso l'altro, perché non ci sono solo gli altri con la minuscola, c'è soprattutto l'altro con la maiuscola. Alla fine diventa una forma di autoaffermazione. Invece bisogna riconoscere, bisogna scoprire e bisogna accettare il fatto che siamo limitati, che siamo peccatori e che abbiamo bisogno di essere salvati, che abbiamo bisogno della redenzione che può derivare solo da colui che è riuscito ad amare e ad amarci a sufficienza. L'uomo quindi non si esaurisce unicamente nel rapporto con gli altri, nella fraternità che pure è necessaria, ma si realizza nel rapporto con quell'amore disinteressato che dà gloria a Dio stesso. Quindi il sacrificio cristiano, la lode cristiana, l'adorazione cristiana consiste in questo esodo, in questo uscire da noi stessi, in questo abbandonare se stessi. E Gesù per primo l'ha realizzato pienamente nella sua persona. E questo movimento dell'uscire da noi stessi ha una doppia direzione, che poi in fondo è un'unica direzione, se vogliamo, perché ci porta a Dio e quindi ci porta ai fratelli. Gesù diceva: non si può amare Dio che non si vede se non si ama il prossimo che si vede. E possiamo anche ricordarci della parabola del buon samaritano. Va bene, quindi non sto dicendo che bisogna essere indifferenti nei confronti dei bisogni, dei fratelli, di chi ci sta accanto, assolutamente non è questo. Però non bisogna neanche pensare che in fondo basta essere buoni una, due, tre volte durante la giornata, ogni tanto quando ci si sente, e così poi mettersi la coscienza a posto. La nostra vita ha bisogno di ben altro. Questo esodo, questo uscire fuori da noi stessi, dal nostro egoismo per andare verso gli altri, questo costituisce l'estasi dell'uomo, il suo uscire fuori, questo protendersi al di sopra delle sue proprie possibilità. E in questo movimento l'adorazione, il sacrificio, è per forza di cose anche lacerazione, perché l'uscire fuori da se stesso significa aprirsi, è come una realtà chiusa che si apre, no? Si spacca, si lacera, e questo comporta sofferenza, perché comporta il superamento del proprio egoismo. Questo per dire che il dolore che ne consegue è un principio, ma secondario, una conseguenza. Di che cosa? È una conseguenza dell'amore. Proprio perché l'amore apre con forza, l'amore spalanca, l'amore lacera, l'amore ha crocifisso il Cristo e ci crocifigge. E tutto questo quindi fa parte del sacrificio. Però la croce non è importante per il cumulo di sofferenze, per la somma di sofferenze che comprende, che ha comportato, quasi che il suo valore redentivo sia nella maggiore quantità possibile di tormenti. Cristo non ci ha salvato per questo, Cristo ci ha salvato perché ci ha amato nella dimensione della croce. Dio non può avere gioia, non può provare gioia per le pene sofferte dalle sue creature.
e tantomeno per le pene sofferte da suo figlio. Non è questo che gli dà gioia. Dio gioisce per noi, per la nostra vita, per la nostra salvezza. La gioia di Dio è la nostra stessa gioia. E la Bibbia e la retta fede ce lo confermano. Quello che conta non è il dolore. Dio non ci vuole sofferenti, non ci vuole tristi. Ci vuole vitali, ci vuole nella gioia vera, profonda. Allora, quello che conta è l'ampiezza dell'amore, che dilata l'esistenza, che apre quindi il nostro cuore. È al punto da riunire ciò che è lontano e ciò che è vicino. Gesù, senza abbandonare il seno della Trinità, si è proteso, si è dilatato fino a raggiungere l'uomo più misero o la miseria più profonda dell'umanità. Il dolore quindi è il risultato di questo dilatarsi di Gesù, del suo essere in Dio fino poi ad arrivare fino al baratro del suo grido: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quindi fino ad arrivare all'uomo abbandonato da Dio. Allora così Gesù crocifisso in se stesso ha messo in relazione il lontano con il vicino, Dio e l'uomo, l'uomo abbandonato da Dio a causa del peccato. Ed è così che ha salvato tutti noi. Grazie dell'attenzione e a risentirci.